Buonasera e ben ritrovati al nuovo appuntamento con Mondo Futsal. Salutiamo Domenico Ippoliti che per impegni non è presente. Questa sera con me appunto ci sono tanti ospiti, avremo anche collegamenti dall'esterno. Andiamo comunque a salutare. Buonasera Tiziana. Buonasera Daniele, saluto anch'io Domenico e lo aspettiamo presto. Beh, è tutto abbastanza chiaro, la Cogianco è riuscita a raggiungere questo obiettivo dopo la Coppa Italia, era quello che si era prefissato ad inizio stagione il presidente Giannini, soprattutto dopo l'amarezza del passato anno con l'eliminazione ai playoff. Vediamo che comunque dietro la Canottieri Lazio continua a vincere, perché comunque ecco, nonostante... risultato che tra l'altro ha fatto molto chiacchierare proprio nel fine settimana, questo 22-0. Eh sì, è una squadra che comunque dietro i successi della Cogianco sta cercando di raggiungere la Serie A, ci proverà con i playoff e quindi è giusto mantenere alta la concentrazione fino alla fine. Bene, Roberto, quanto può pesare questo risultato per il Frosinone che si è lamentato così tanto di questo esito? Guarda, ultimamente stiamo vedendo, soprattutto nel futsal, che gli allenatori indicano proprio ai propri giocatori di non fermarsi mai, proprio per una questione di rispetto, di continuare a giocare come sanno, e quindi in questo contesto credo che sia stato quello, o probabilmente, come spesso succede nel mondo del futsal, come in tutte le attività sportive, se magari c'è stata qualche piccolo screzio all'andata, uno siccome non lo sa, non possiamo permetterci di saperlo, e quindi potrebbe anche essere appunto o un'indicazione del tecnico di giocare sempre comunque come se nulla fosse, oppure un tra virgolette regolamento di conti sportivi. Quindi Latina si conferma in testa alla classifica, batte anche la squadra sarda dopo il recupero, quindi mantiene il distacco dalla Loa. Ma a tal proposito andiamo a seguire proprio dalla voce di Fabrizio Agostini il commento relativo a Latina Zir Prato Sardo Nuoro con le interviste al tecnico Marcello Battista. Marcello Battista, un altro importantissimo mattone è stato messo in questa bella scalata della Latina Calcio a 5. Ma sicuramente togliendo Alfa Torres, che veramente era retrocesso, che veramente sono in difficoltà, io ho detto ai ragazzi, sono tutte partite tirate, chi vuole fare play-out, chi vuole fare play-off, quindi dobbiamo cercare di interpretare di tutti i sensi il miglior modo, dobbiamo mai abbassare la guardia, mantenere la concentrazione, adesso mancano 3 partite, pensiamo di lavorare benissimo questa settimana per questa trasferta delicatissima contro Acquedotto. Mister, dopo i primi 2 gol forse c'è stato quello che dicevi tu prima, ovvero un piccolo rilassamento mentale. Non dico rilassamento mentale, ma è a fretta di segnare, perché abbiamo parecchi palo, traverso, il portiere prendeva, stavamo tirando di qualsiasi modo per cercare di chiudere la partita quanto prima possibile. E a volte non è così, a volte tu rischia pure di si mettere in difficoltà. Abbiamo finito il primo tempo 2-1, si poteva andare anche molto, molto diverso, però tutto sommato serve di esperienza e poi i ragazzi hanno saputo aspettare il momento giusto e colpire e portare il risultato a casa, che è quello che oggi, che chi importa, sono insomma 3 punti. Mister, delle ultime partite che rimangono, insomma quella di sabato prossimo sembra dal punto di vista tecnico la più difficile. Ma dobbiamo giocare 3 partite, sono contro 3 avversari. L'avversario già ti disse, vuole vincere contro di te, al di là di chi vuole fare playoff, chi vuole salvarsi playout. Quindi dobbiamo vincere partita dopo partita, abbiamo fatto benissimo fino adesso, continuiamo così. Abbiamo questa settimana inteira per cercare di lavorare, cercare di indovinare il punto di forza, il punto debole che c'è sicuramente l'acquedotto, come ogni squadra. Ebbene, abbiamo sentito anche il commento del tecnico Marcello Battista, ma a questo punto chiamerei in causa Ivan Pietrosanti, che tra l'altro conosce l'ambiente per aver fatto parte di quel città di Latina, a partire proprio dal regionale fino ad arrivare al nazionale. Vivi ancora quelle emozioni stando al di fuori, vedendo questo Latina con maturare questi risultati? Ah, l'ho sempre seguito con affetto, nonostante siano 6 anni
che è finita la mia esperienza nell'allora città di Latina. Comunque sono contento se ottengono dei risultati, belle soddisfazioni. Comunque ho ancora un vecchio amico, Luca Corbucci, lì, anche perché gli altri non ci sono più, quindi rimango sempre un tifoso. Quando posso seguo la squadra al palazzetto, però purtroppo no, non sempre, anzi quasi mai, quindi mi dispiace, però sono contento per loro, ecco, ripeto. Stefano, 4 punti da gestire fino alla fine del campionato. Questa trasferta perché preoccupa il tecnico Batista? Beh, è da sempre una trasferta pericolosa, più che altro dal punto di vista ambientale. L'acquedotto Latina è praticamente quasi un derby di questo girone. Ogni anno che si scontrano escono fuori delle grandi partite, a volte qualche scaramuccia, a volte qualcos'altro, e adesso soprattutto che l'acquedotto sta cercando, non naviga più nelle parti alte della classifica, potrebbe essere ancora più difficoltosa come partita. Sicuramente l'attuale voglia della Dina, però, dovrà fare la differenza anche in una partita del genere. Bene, a questo punto voltiamo pagina e andiamo un po' a concentrare l'attenzione su questo campionato di Serie C2 che proprio nel fine settimana ci ha regalato molte emozioni, a cominciare dalla partita clou, il match clou che si disputava a Fondi, quella strada cittadina tra la capolista allenata da tecnico Napoli contro la Gymnastic Studio. Ma prima di andare ai commenti, guardare anche il supporto, quelle delle immagini con un altro servizio, tra l'altro cedo la linea a te. Per i risultati. Okay. Chiamiamo tra l'altro anche la regia che sta preparando proprio il primo servizio, ma Stefano, andiamo un attimo rapidamente. È arrivato il primo verdetto stagionale, anche se era piuttosto scontato, c'è la prima retrocessione, quei dilettanti Falasche. Domani sera, tra l'altro, il campionato tornerà con l'ennesimo turno infrasettimanale. Questo mese, tra l'altro, si giocheranno ben 7 turni, il mese più pieno zeppo di questi impegni. Cosa potrà accadere? Rapidamente, poi andiamo con il servizio. Beh, sicuramente tutte queste partite, questi infrasettimanali potrebbero causare qualche problema magari alle squadre che lottano per la salvezza e magari hanno delle rose ridotte. Sicuramente il Falasche comunque era, diciamo, già destinato da tempo a questo difficile verdetto, a questo amaro verdetto, e adesso sarà il turno di Flora Terracina a cercare di raggiungere questa salvezza. Ecco, stiamo vedendo la classifica, Gaeta 29, Terracina 20, e questa è la posizione che più interessa. Se il campionato fosse finito sabato, le ultime quattro sarebbero già retrocesse in Serie D, quindi il campionato provinciale, perché c'è la regola degli 8 punti, quindi è Bene, superiore. quindi Abbiamo visto questo splendido servizio, ma soprattutto uno splendido pubblico. Roberto, fa veramente gola vedere uno spettacolo del genere anche sugli spalti. credo che sarebbe il contrario, che fosse venuto una cosa diversa, perché a Fondi siamo abituati, pure lo scorso anno, l'abbiamo visto già da diversi anni, sempre una cornice di pubblico veramente spettacolare e coreografie importanti. Abbiamo visto uno striscione immenso e era inevitabile, prima contro seconda, si giocano il campionato le due squadre di Fondi, era inevitabile che c'era questa Fa cornice di invidia anche pubblico. a palcoscenici della massima serie. Beh, credo che oramai Fondi, dopo tanta ambizione, credo che si ritaglierà questi palcoscenici importanti, almeno per ora a livello regionale, quindi già ha la tifoseria pronta, diciamo. Ringraziamento anche quindi al nostro Enrico Pasquale Coluzzi per aver curato le interviste, gli highlights, ma abbiamo anche il supporto, oltre che televisivo, noi anche Sì, di dobbiamo qualche altro. ricordare i nostri indirizzi, il nostro portale che è mondofutsal.net, per tutti i video youtube.com/mondofutsaltv. Dove tra l'altro possiamo anche rivedere La puntata. questo servizio, ma stiamo andando con un altro servizio, tra cui Terracina Century Latina, che una Century acciuffa proprio nei minuti finali. Sto guardando Stefano che è pronto, scalpita proprio per commentare. Ecco, ci dicono dalla regia che è pronta la diretta telefonica. Buonasera.
Antonio? Sì? Buonasera Antonio Ruggeri, sono Daniele Porcelli. Antonio Daniele, Ruggeri. Come stai? Bene, tutto bene, grazie, complimenti per questo traguardo. Ricordiamo Antonio Ruggeri, direttore generale della Cogianco Genzano. Arriva questa grande soddisfazione di andare, di approdare in Serie A. Beh Daniele, tu sai, mi conosci da tanto tempo, lo sai la strada quanto è stata lunga, quante volte ci siamo incontrati sui campi, e quindi potrai immaginare che hanno una strada così lunga, c'è una soddisfazione tanto grande, soprattutto per la qualità del lavoro che abbiamo svolto insieme con tutto lo staff, con il presidente, con gli allenatori, con i dirigenti, con i massaggiatori, con i giocatori che sono passati. Per noi ogni anno è stata sempre una bella esperienza, compresa quella dell'anno scorso, dove poi alla fine siamo rimasti con un pugno di mosche in mano. Però anche da quell'esperienza abbiamo tratto il meglio e lo abbiamo riutilizzato quest'anno. Infatti quest'anno è stata una cavalcata netta, un dominio totale, campionato e coppa, 20 vittorie, un pareggio, insomma veramente di più non si poteva fare. Antonio, di questo devo dare merito insomma a tutte le persone che poi hanno lavorato veramente sul campo e hanno dato l'anima giorno dopo giorno. Insomma questa è una squadra che dal 17 agosto che si allena e quindi ha dimostrato che ha dei valori umani e tecnici importanti, perché fare un percorso così netto e arrivare in Serie 1 in maniera così facile probabilmente non è cosa da tutti, e noi evidentemente ce lo siamo meritati per quello che abbiamo saputo esprimere sia fuori che dentro al campo. Antonio? Ciao Stefano Scala. Io vi sento bassissimi. Mi senti adesso? Bassissimi. Ci proviamo. Mi senti? Sì. Senti, conoscendo le ambizioni del vostro presidente, ogni categoria è stata sempre affrontata da protagonisti, diciamo. Adesso in Serie A con che spirito vi presentate? Guarda, diciamo che per adesso siamo stati intenti nel festeggiare la vittoria. Tra poco ci metteremo seduti con il presidente e inizieremo a lavorare su quello che è il nostro futuro. Questo che la cosa che posso sicuramente dire è che, come avete detto voi, già avete anticipato, non abbiamo mai fatto gli spettatori passivi. Però da qui a dire che ci saranno delle ambizioni grandi, ovviamente ne passa del lavoro, ne passa del tempo, ne passa di vedere quelle che saranno poi le opportunità che ci darà il mercato. È chiaro che il nostro presidente, così come la nostra società, così come la nostra cittadina, che adesso si è abituata bene, hanno delle ambizioni e delle attese importanti, e noi faremo di tutto di sicuro per mantenere alto il nome e il valore di questa società. Però è chiaro che ci andremo a scontrare con delle società che fanno questo sport a livello altissimo da parecchio tempo, e noi dovremo metterci lì, imparare, lavorare, sbagliare, ricominciare, e con la giusta attenzione e con il giusto piglio proveremo a fare la scalata verso vette ancora più alte. Antonio, prima di salutarti, Io non vi risento un'altra volta però. Antonio, prima di salutarti, dicevo, volevo soltanto chiederti una cosa, l'ultima cosa. Se volessi dedicare questa vittoria, a chi la vorresti questa dedica? Guardate, allora, io ho già dedicato allora, parte una dedica la voglio fare indubbiamente alla mia famiglia, perché comunque in tutti questi anni ho sacrificato parecchio tempo del mio tempo libero, tanti weekend sacrificati per questo sport e per questa attività, quindi sicuramente la prima cosa la voglio fare alla mia famiglia e a mia moglie in particolare, perché indubbiamente ha usato tanta pazienza nei miei confronti, così come tutte le mogli di tutti i dirigenti sportivi che indubbiamente ne hanno tanta. Però c'è una dedica particolare, perché io voglio ricordare sempre a tutti che noi abbiamo due angeli in cielo, uno è Piero Simmi e l'altro è Dimitri Buratti. Sono due persone che sono nel cuore di tutti quelli che sono passati per la Cogianco e che sono nella Cogianco. Uno era un dirigente importante dell'azienda che ci ha permesso, che ci permette tutti i giorni di fare questo sport, e un altro era un nostro giocatore che il Signore ha voluto chiamare a sé prima del tempo.
ma noi grazie a questi due angeli probabilmente abbiamo la forza tutti i giorni di continuare a lottare e di portare sempre più in alto il nome della Coggianco. Bene, grazie Antonio, complimenti ancora, ti salutiamo e ci speriamo di averti qualche in un altro appuntamento proprio qui con noi. Grazie e buonasera. Buonasera, complimenti. Noi... Bene, quindi torniamo in studio, seconda parte di Mondo Futsal, Tiziana. Ci ricaliamo in Serie C. Torniamo in Serie C perché dovevamo commentare qualche cosa. Sì, torniamo a parlare della Century. Stefano, questo pareggio come lo giudichi? Beh, il risultato racchiude tantissime emozioni, perché è stata una partita, era una partita difficile per la Century, perché poteva andare a raggiungere le tre vittorie di fila e comunque guadagnare punti dal derby di Fondi. Il Terracina era una squadra molto difficile da battere, soprattutto in casa, che ha già battuto la Gymnastic qualche settimana fa, e invece dopo il primo tempo sembrava che le sorti della gara andassero proprio a favore dei Pontini, perché avevano chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0, mostrando anche un buon gioco, un buon possesso palla, gol, magari anche il secondo gol è un po' fortunoso, però comunque era importante. E invece nella ripresa poi c'è stato un blackout che ha permesso a Terracina di rientrare in gara. Lì poi è salito in cattedra Di Mario, come vediamo adesso, il portiere del Terracina, numerosi i suoi interventi, e quando poi è riuscito ad andare anche in gol. È riuscito anche ad andare in gol, e sembrava una partita chiusa, perché praticamente al 32esimo il risultato era sul 4-2 per il Terracina. Invece poi questa squadra tira fuori il carattere quando meno te l'aspetti, e tra il tiro libero di Gaito e l'ultimo tapin di Terenzi si è andato a prendere questo punto insperato, anche se poi alla fine è meritato per quello che si è visto. Qui vediamo anche il tiro libero di Lauretti, uno tra dei protagonisti di questo incontro. Charla, a volte, ecco qui il gol che ha preso Charla, ha trovato un po' sorpreso. Qui vediamo anche con il portiere di movimento, perché Angeletti proprio negli ultimi minuti ha cercato il portiere di movimento, e questo ha portato sia il pareggio di Terenzi, ma anche il gol poi, come abbiamo detto prima, di Di Mario. Importante secondo me la prestazione di questo portiere, fa capire il potenziale tra i pali che aveva sia lo Sporting Latina l'anno scorso che il Cirera quest'anno, perché ricordiamo Di Mario era il secondo di Lograsso, che è già uno dei migliori portieri della categoria. Roberto, mancano 4 giornate alla fine, domani si torna, abbiamo detto poc'anzi, si torna di nuovo in campo. Se dovessi dare un giudizio alla stagione della Century, o è anche un giudizio all'intero girone? Mi ripeto, campionato livellato verso il basso, dove si vince e si perde con chiunque, non vi sono certezze se non in queste ultime giornate, in cui comunque la Virtus Fondi, che è stata dettata da tutti come la squadra che ha avuto un po' più di costanza e di capacità anche nervose sulle gare, penso, ecco, che stanno uscendo i valori, non trascurando lo Scauri, che è veramente una lieta sorpresa e sta sempre lì in agguato, e quindi credo che alla fine magari andrà a prendersi la seconda piazza. Senti, invece, parliamo un attimo con Ivan, ti abbiamo tenuto un attimo in disparte. Tu per una parte hai seguito un po' attentamente questo campionato proprio direttamente prima di andare a prendere un ruolo importante, quello di tecnico all'Eagles nel campionato provinciale. Cos'è che ti è piaciuto, o se c'è stato forse un appiattimento verso questo campionato? Ma io ho avuto modo di seguirlo maggiormente fino alla sosta di Natale, poi dopo aver preso l'impegno con l'Eagles Aprilia non ho avuto più, ecco, modo di vedere partite dal vivo, esclusivamente su filmati. Avevo già visto il filmato del derby di Fondi, ma inizialmente c'erano quelle 4-5 formazioni che potevano ambire a vincere il campionato. Adesso ovviamente, a 4 giornate dalla fine,
la classifica si è allungata, il Pontina Futsal comunque ha mollato, però sono rimaste quelle 5 che secondo me, visto il distacco, lotteranno fino alla fine. Sicuramente le prime 3 per la vittoria finale, la vittoria del campionato. In Latina, ecco, ancora il recupero da disputare con il Cisterna, quindi poi quest'anno è stato un po', non lo so, un campionato particolare, molto frammentato, molti recuperi, quindi ecco, poi i recuperi sono sempre un terno all'otto, perché puoi trovarti con degli squalificati, degli infortunati. Secondo me i campionati con tanti recuperi sono un po' falsati anche, secondo me, secondo il mio punto di vista, ecco. Beh, quest'anno poi tra l'altro è stato oggetto di discussioni più volte, perché non dimentichiamolo, certo, che abbiamo iniziato, poi si è arrivato addirittura con l'esagerazione, quindi campionato, un campionato che ha vissuto proprio non proprio una regolarità, e più parti ci sono arrivate queste lamentele, ecco, quanto, sì, può dar fastidio poi a qualcuno che ambiva a un obiettivo, certo, insomma, piuttosto importante. Ma io sinceramente ho letto, sentito e visto delle cose dal di fuori, da spettatore, ecco. Non ho capito alcune decisioni del comitato su alcuni spostamenti, perché nel momento in cui tu non utilizzi una struttura comunale, ma un campo privato, non vedo l'esigenza di rinviare una partita. Quindi nel momento in cui lo permetti una volta, poi si crea il precedente e quindi automaticamente ne approfittano molti. Ecco, ripeto, poi magari non sarebbe cambiato nulla, però quando c'è un recupero è una cosa, quando cominciano a essere 5-10 recuperi nell'arco di un campionato, insomma, sono certo. Bene, chiudiamo quindi il discorso della Serie C2, andiamo verso la fine, ma c'è un altro appuntamento, sì, Tiziana. Sì, c'è il nostro spazio amatori, andiamo a vedere se la regia è pronta, dopodiché con la carrellata dei risultati ce ne sono molti da commentare. Bene, Tiziana, sì, la parola a te. Allora, vediamo il campionatone.com, iniziamo dal girone A. Alessandro Style, Macelleria Iachetti, 8-2, Mi pare da menti, Dolcenotte, 5-8, Panificio Gian Marucconi, Alfio Snob, 9-5. La classifica: Alessandro Style a 54, Dolcenotte 42, Alfio Snob 38, Panificio San Marucconi a 26, Mi pare da menti 23, Caffetteria Azzurra 21, Ristorante La Catena 20, Macelleria Iachetti 18, Progetto Ortopedia 13, chiude la classifica Online Caffè che ha soltanto 3 punti, la classifica marcatori di Rita Gianluca dell'Alessandro Style che ha 27 reti e Rastic Marco che ha 26 reti sempre dell'Alessandro Style. Campionatone.com, questa volta il girone B, FG Cugini top Dancing 5-10, Menossi Marmi, Rara Bellezza 4-11. Anche qui la classifica, Top Dancing a 48 punti, Balzarani Studio Grafico 42, Rara Bellezza 36, FG Cugini 30, Menossi Marmi 25, Barbandelloni 24, Partiamo 21, SP Buffons 19, Mondicchio 12 e Dacci un taglio che è ancora a 0 punti. Per quanto riguarda i marcatori, Secca Fiansimone della Top Dancing a 39 reti e Segala Davis dell'FG Cugini a 27. Passiamo ad un altro campionato che è la zona Pontina League, dove vediamo Latina Fiori, Olimpo della Birra 1-5 e Ludwin Pub, Artigianato Bonpan 1-7. La classifica, Artigianato Bonpan a 40 punti, Amici di Rocco 39, Olimpo della Birra 34, Pro Pisterzo 23, Tabacchi 2021, San Giao 21, Green Mouse La Dolcezza 21, Deportivo La Provincia 15 insieme a Nonna, Ludwin Pub 12, Latina Fiori 7 e chiudiamo con i marcatori De Bonis Luca della Tabacchi 2000 a 42 reti, dopodiché Napolitano Davide che ha 27 reti. Bene, Tiziana, mentre prende il fiato, finito però, una bella boccata d'ossigeno, noi invece iniziamo con la Serie D, i due gironi del raggruppamento provinciale, e qui Ivan sicuramente ne avrà, anche se questo fine settimana è rimasto a fare lo spettatore
qual è il risultato così a caldo che ti è piaciuto di più e che ti ha sorpreso, tra l'altro? Oddio, grosse sorprese non le ho viste, sinceramente. Forse non mi aspettavo la sconfitta dell'L Nettuno, anche se ultimamente anche nel turno di andata in Coppa con il Borgo Potegora, insomma, ha perso un po' di smalto, so che hanno avuto numerosi infortuni. Per il resto, tutto secondo la norma, insomma, l'oratorio si sta riprendendo bene, il SIS vince d'esperienza, quando non ha delle giornate, diciamo così, favorevoli, comunque vince con l'esperienza perché ha giocatori di esperienza. Anche il Roccasecca stesso, comunque non ho visto sorprese in questo turno, insomma. Bene, grazie Ivan. Tiziana, era soltanto per farti riprendere un po' fiato. Non è che leggiamoli comunque, diciamo risultati sì. Atletico Rocca Massima, Indomita Anzio 5-2, Città di Anzio, L Nettuno 6-3, Privernum, Latina Scano Cimil 2-13, Real Latina, Città di Latina Oratorio 4-7, Roccasecca dei Volsci, Real Podgora 6-2, Sessi Impianti Sportivi, Broche Sport 4-1 e appunto Ligol Saprilia che è riposato questa settimana. Ecco, Ivan ha parlato della Coppa, tra l'altro questa settimana grande appuntamento perché tre confronti si giocheranno mercoledì sera, ad eccezione di Maracanã Virtus Spigno che è stata posticipata al 29, in palio c'è questo passaggio al turno successivo e tra le sorprese sicuramente è quella del Podegora, ne abbiamo più volte parlato, tu questa sera sarai proprio chiamato in causa su questa squadra. Cosa che ti ha colpito di questa formazione? Ma, io sinceramente l'ho affrontata un paio di mesi fa. Abbiamo perso 6-5, sinceramente non meritando di perdere. Però ecco, vedo una squadra che comunque, considerato il risultato dell'andata, ovviamente sul campionato non ha più nulla da chiedere. E con questa formula di questa Coppa Lazio è abbastanza, con due turni praticamente ti trovi in semifinale e stanno puntando come l'L Nettuno tutto sulla Coppa, non dovendo chiedere più nulla al campionato. Ricordiamo che comunque con questi risultati poi in questa disciplina tutto è possibile, certo, capovolgere certo. Un risultato certo. Addirittura anche la SIS Impianti che dovrà andare a giocare a fondi contro la VIS non è sicura della certo. Vittoria che ha conquistato l'andata, tra l'altro dovrà giocarsela. Il tecnico Gobbi è piuttosto preoccupato anche dell'ambiente che potrà trovare proprio in quel di Fonti. Tiziana, andiamo con i risultati dell'altro girone. Del girone B, sì. Ventotene, Old Ranch 0-5, Atletico Sperlonga, Virtus Cauri 4-2, Maracanã Gaggita, Virtus Pigno 4-5, Olympus Sporting Club, Sporting Terracina 9-2, Real Terracina, Olympic Marina 3-10, Visfondi, Don Bosco Gaeta 5-3, ha riposato Città di Minturno Marina. Dominio assoluto dell'Olympic Marina che vince anche con Real Terracina, seguono le due formazioni di fondo staccate di 5 e addirittura 8 punti, poi si riprende leggermente l'Atletico Sperlonga. Chiudiamo quindi con tutti i risultati perché c'è Stefano Scala che sta fregando le mani, evidentemente ha qualche cosa da dirci. L'ultimo appuntamento prima dei saluti, su e giù per la Scala. Stefano, beh, cosa ci hai riservato questa settimana? Questa settimana penso i scalini concentrati soprattutto su due partite di Serie C2, ovvero il derby di Fondi e anche la gara tra Terracina e Century. Ovviamente sopra va la Virtus Fondi, era la favorita, l'ha dimostrato sul campo con il risultato e anche con il tifo, in ogni modo, insomma, dopo questa partita resta ovviamente l'unica favorita per la promozione in C1. Scendendo nel match tra Terracina e Century, sopra, come ho già detto prima, Gianfranco Di Mario per veramente un secondo tempo super, due o tre interventi prodigiosi e anche il gol che comunque alla fine è risultato importante. La Century Latina invece la concentrerei, la
diciamo, la dividiamo tra un buon primo tempo, una buona risposta su un campo difficile e poi mettere giù invece quel blackout della ripresa. È un blackout che già con le partite come con Lazio Lavigno è pesato troppo ai fini dei risultati di mister Antonio Angeletti, e mettere giù la Ginnastica, perché anche se ha perso con la prima in classifica, sono 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, per una squadra con queste ambizioni non è certamente il passo adatto. Ivan, rapidamente anche qualcosa per te? Ma, sinceramente non so, per quanto riguarda la Serie D, la conferma appunto del SIS, che non credo sbaglierà nelle prossime giornate, ripeto, i campionati si vincono anche con l'esperienza, quindi la Broker è un avversario ostico e penso che il SIS non abbia vinto molto facilmente, però in queste partite conta poi l'esperienza. Sicuramente sopra la scala c'è sempre il SIS, perché comunque sta dominando il campionato, ma allo stesso tempo comunque complimenti sia alla Cimil che a Roccasecca, che stanno facendo un signor campionato. Grazie Ivan. Roberto, qualcosa da aggiungere? Sì, io sopra la scala vorrei ringraziare in particolare Giordano Del Duca del Terracina, che comincia a collaborare con noi fornendoci le immagini della propria squadra, e anche a ruota abbiamo visto anche in settimana l'adesione da parte di Fabrizio Consalvi del Città di Cisterna. Quindi diciamo che il nostro progetto sta cominciando a decollare e fortunatamente, dopo tante lamentele, cominciamo a vedere anche la ricettività e la disponibilità delle società a collaborare con noi per rendere un prodotto sempre più di fattura migliore. Questo è un invito a chi ancora non si è affacciato al nostro mondo. Tiziana, ricordiamoli prima dei saluti i nostri indirizzi: il portale mondofutsal.net, per i video youtube.com/mondofutsaltv. A me non rimane altro che salutarvi, ma salutiamo Tiziana, prima i nostri ospiti. Stefano Scala. Buonasera a tutti. Ivan Pietrasanti. Buonasera, grazie. Roberto Martin. Buonasera a tutti. E salutiamo Domenico, che sicuramente ci sta guardando da casa. Oggi toccata a me sostituirti. Nuova conduzione. Ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana. A tutti la più cordiale buonanotte. A lunedì, buonanotte.